Gesù e con lui tutti i costruttori di pace che ci hanno preceduto, perché ci si è dato il coraggio di cercare insieme nuove strategie per fare comunità, per vincere la paura, perché le sicurezze non siano nel costruire muri e chiudere le porte, ma nel costruire ponti e tenere aperte le porte. Diciamo insieme: Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. Il muro di Berlino è caduto, ma dalla Palestina agli Stati Uniti d'America c'è un pianeta sempre più diviso. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. C'è un muro dell'apartheid in Palestina. Chi lo chiama barriera di sicurezza e chi muro della vergogna. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. Al confine tra Israele ed Egitto iniziano i lavori del muro contro i migranti. 110 chilometri di frontiera sigillata. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. L'Egitto sigilla i tunnel, unico collegamento di Gaza con l'esterno. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. A Belfast, in Irlanda del Nord, decine di cosiddette linee della pace dividono ancora ghetti protestanti e cattolici. C'è un muro dentro le persone. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. C'è un muro nel deserto dove il popolo Sahrawi aspetta di poter tornare a casa dal 1975. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. Tra Messico e USA c'è un muro tra due mondi e l'hanno chiamato la frontiera di cristallo. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. Tra Grecia e Turchia, Cipro è tagliata in due da una cosiddetta buffer zone di 183 chilometri. Signore, tra Arabia Saudita e Iraq un ennesimo muro di separazione tra due popoli è stato fermato dalla ragionevolezza. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. Anche l'ultimo muro d'Europa è stato abbattuto. È caduto il muro che separa Gorizia da Nova Gorica, quindi la nuova Europa dalla vecchia. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. Il muro di Padova o di Via Anelli è una barriera eretta in una zona di Padova verso la fine del 2006 per ragioni di ordine pubblico. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. I muri di sbarre dei CIE nascondono la sofferenza, le condizioni di vita disumane, le speranze di chi vi è rinchiuso. E c'è il muro con i cancelli chiusi delle fabbriche, del lavoro che manca, dell'economia che esclude. Signore, ispiraci a costruire ponti, non muri. Preghiamo insieme come fratelli dell'unico Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Mentre concludiamo questo bel momento che abbiamo vissuto insieme, che credo ci abbia dato un po' di coraggio e di spinta. Così è accaduto per me l'altro giorno quando a Campobasso ho incontrato questi miei fratelli che ho visto invecchiare nel corso degli anni, gente in prima linea per la costruzione della pace. Ecco, questo serve, questo segno della marcia serve proprio a darci forza, a darci coraggio, a convertire un po' i nostri cuori. Voglio mettere nel vostro cuore questo mio sogno che vorrò realizzare appena possibile, nei prossimi giorni, la creazione di una casa per la pace, perché ritengo che la pace si costruisce nel nostro piccolo, in quello che noi possiamo fare qui, abbattendo l'ingiustizia della povertà. Quindi vorrei creare nella mia parrocchia un grande centro dove si può solidarizzare con quelli che non hanno nulla, quelli che hanno poco,
quelli che non hanno abbastanza, costruire la pace vincendo, combattendo la povertà. Ecco, vorrei che fosse davvero un grande sogno che si realizza e in questo nuovo anno ciascuno pensi a qualcosa anche di rivoluzionario nella sua vita. Nella mia parrocchia, ad esempio, io ho pensato di destinare il 10%, la vecchia decima, come leggiamo nel Vangelo, nell'Antico Testamento, la vecchia decima per i poveri, a progetti di sviluppo, progetti per i poveri, il 10% ogni domenica chi viene nella mia chiesa a partecipare alla messa, e così anche come scelta personale. Tentiamo strade intentate magari precedentemente, rivoluzioniamo un po' la nostra vita, vedrete che intorno a noi si rivoluzionerà tutto pian piano, con una grande voce che risuoni nel cuore di ciascuno. Noi pensiamo agli altri e Dio penserà a noi. Noi pensiamo agli altri e Dio penserà a noi. In quella casa della pace, ecco, ci sarà un laboratorio come punto di Pax Christi, Movimento Internazionale per la Pace, ecco, dove elaboreremo progetti sul locale, ma anche progetti a livello internazionale con i nostri fratelli, con lo studio, con il gruppo di studio di Pax Christi. Ecco, tutto questo perché questa serata non rimanga una cosa isolata. Vi benedico. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Davvero, andiamo in pace. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Credo che non ci sia modo più bello per augurarvi buon anno di pace. Grazie ancora, buona serata.